Allora, buonasera. Buonasera, iniziamo, se no poi siamo in ritardo con la scaletta perché Don Maurizio ci ha proibito di continuare dopo le ore 19. Quindi noi dobbiamo lasciare spazio dopo alla festa organizzata da Don Maurizio, il Family Day. Di conseguenza noi dopo un certo orario dobbiamo chiudere. Allora, io vi ringrazio tutti di essere venuti, aspettavamo ancora altre persone, ma man mano poi si accoderanno. Noi intanto iniziamo, anche perché, vista questa serata dal titolo Il cordone ombelicale è un dono per la vita, noi abbiamo anche dovevamo avere due testimonianze su due ragazze che hanno dato il cordone ombelicale. E quindi, dato che una c'è, l'altra purtroppo per motivi familiari non è potuta venire, speriamo che ci raggiungerà dopo. Si disca e si arrabbia. Noi dobbiamo cercare anche di snellire un po' tutta la programmazione. Allora, questa conferenza l'abbiamo fortemente voluta con la GADCO per far conoscere anche su questo territorio l'associazione, la GADCO, che altro non è che effettivamente un braccio, il braccio destro dell'Avis, perché la A di GADCO effettivamente è la A di Avis, quindi non è altro che il gruppo Avis delle donatrici del cordone ombelicale. L'abbiamo voluto fare qui a Nocera per far conoscere che esiste la GADCO e quindi per dirvi che, oltre alla donazione normale di cui noi ci occupiamo, voi dovete sapere che è possibile anche donare il sangue cordonale. A tale proposito saluto il presidente provinciale della GADCO provinciale, Linda Pascuzzi, l'ostetrica Elisa Paonessa, che qui stasera ha ritrovato anche la bimba che ha fatto nascere. Saluto il vicepresidente di Avis regionale, il nostro presidente Giuseppe Rocca, e saluto il presidente dei Giovani Ripartiamo dal Sud, Carmine Mendicino. Carmine Mendicino è il presidente di questa associazione con la quale noi stiamo collaborando già da un anno e stiamo collaborando con loro attivamente. Saluto sanmangoradio.net, che l'abbiamo voluta qui sia perché così ci presta tutta l'amplificazione, ma l'abbiamo voluta qui anche perché è una radio che sta nascendo e diciamo che si presta molto bene sul territorio, e noi siamo davvero contenti di ospitarli qui questa sera. Io vorrei iniziare prima di tutto dando la parola alla massima autorità che noi abbiamo stasera, e chiaramente saluto anche tutti gli altri avisini presenti, presidenti, vicepresidenti. Io non so le vostre cariche, so che siete siete Avis, quindi so che c'è Soveria Mannelli, Lamezia, non mi ricordo di dove sei, vabbè. Quindi saluto tutti voi e passo la parola al vicepresidente regionale. Sì, grazie. Giusto, Biagio Cutri, perché forse non ricordavo il nome. Sì, io intanto vi porto i saluti da parte miei, giustamente, anche quelli del nostro presidente regionale Rocco Criano, che per impegni istituzionali stasera non è qui. Flash come mia abitudine. Praticamente noi come Avis regionale abbiamo messo giù un bel impegno di spese per quanto riguarda il terzo settore, circa 9.000 euro, dei quali la maggior parte andrà a finire e per consolidare i rapporti con la GADCO e per valorizzare la cultura della donazione, appunto, del cordone ombelicale. Queste come cifre in genere. Giusto per vostra conoscenza, la GADCO è nata qualche anno fa, allora era presidente Paolo Marcianò, il presidente regionale, e la prima presidentessa, o presidente come si vuol dire, è stata la Tania Franco, che tutti ricordano, quelli addetti ai lavori ricorderanno. Naturalmente si è partiti un po' in sordina, ma si è fatto tanto, tanto è vero che abbiamo esportato dei cordoni ombelicali anche all'estero, questo per conoscenza vostra.
Per quanto riguarda la vostra provincia, avete una presidentessa, la Linda Pascuzzi, che è qualcosa, un fiore all'occhiello, voglio dire, per quanto sono le mie conoscenze. Stasera non so il motivo, non ci manca la, come si chiama, l'Enrica, la presidente della provinciale di Reggio, regionale. Enrica Pacchetti. Ha avuto dei problemi, non so. Chiudo dicendovi che questa conferenza stasera non sicuramente è la prima delle vostre parti, ma a seguire come AVS regionale appunto vogliamo consolidare talmente i rapporti, per cui a Vibo, io sono della provincia di Vibo, a Vibo nelle assemblee comunali di base si è parlato puntualmente di questo discorso e quanto prima anche lì verrà costituita un gruppo provinciale di donatrici di cordoni ombelicali. C'è quella che sta seguendo i lavori è una che ha detto pure nel consiglio dell'AVS regionale, Caterina Forelli. Ad maiora, chiudo, grazie. Grazie. Grazie mille soprattutto per la presenza, perché essere sostenuti sempre dalle autorità provinciali e regionali per noi è sempre un grande onore. Vuol dire che ci accompagnate sempre, in qualsiasi cosa noi facciamo siete lì ad accompagnarci. Vi ho detto, abbiamo fatto un bel impegno di spesa e non indifferente, quindi siamo con voi. Grazie. Siete una nostra figlioccia, l'hai detto tu prima. Sì. Allora, io prima ho dimenticato di salutare qualcuno, il presidente Adisco di Lamezia Terme. Grazie, benvenuta, un'associazione che meglio di me poi ci spiegherà il presidente Gaddico, ma c'è lei, fate la stessa cosa, quindi benvenuta anche a lei. Sì, la penna. Allora, poi ci sono anche le autorità visine provinciali presenti, del Consiglio provinciale so che c'è qualcuno qui presente, se può venire a fare un saluto velocemente. Prima che... Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Piero De Luca della provincia. Per me essere qui a un convegno, una conferenza del cordone ombelicale significa fare un salto indietro di 8 anni, perché organizzai, per me un fiore all'occhiello, rimane ancora oggi per la dottoressa Tania di Reggio, la Pancari e altre dottoresse che parteciparono al convegno che organizzai alla Lamezia Terme 8 anni fa, nel 2006. Rimane un bel ricordo, e quindi quando sento parlare di cordone ombelicale il pensiero e la presenza è d'obbligo da parte mia. A livello provinciale noi stiamo cercando di dare un aiuto alla Gadego per vedere di organizzarsi lei come ritiene meglio portare avanti questa loro linea. Quello che posso suggerire, se mi può consentire, e vedere un po' di individuare eventualmente le scuole materne, gli asili nido, per coinvolgere eventualmente anche le maestre che hanno rapporti con le mamme giovani, perché proviene di lì il cordone, dalle mamme giovani, chi ha una certa età non può far più niente, però dalle mamme giovani indubbiamente con un po' più di pubblicità, con dei gadget, con abrajur da presentare a loro, a queste mamme, forse si potrebbe ancora di più spingere la donazione del sangue cordonale. Ringrazio comunque tutti per avermi invitato, sono qui volentieri e vi ascolto ancora meglio. Grazie a tutti. Intanto scopro di avere anche il presidente della Croce Rossa. Buonasera, benvenuta. Allora io passo la parola al nostro presidente Giuseppe Rocca. Va benissimo. Buonasera a tutti. Ci ho tolto gli occhiali.
Porgo i miei saluti e i miei ringraziamenti da parte di tutti noi dell'Avis alla dottoressa Linda Pascuzzi e all'ospedale Elisa Palmesso, che sono le relatrici di questa serata. Poi saluto tanto il vicepresidente dell'Avis regionale, Biagio Cugino. Già mi ha portato lui i saluti di Occo Buriano, il nostro presidente regionale. Ci siamo sentiti prima. Ha detto che con l'anima è qui con noi, però intanto lui è a Roma. Poi saluto i consiglieri provinciali, tutti e tre, Piero De Luca, Giovanna Levito, Corrado Alessio, per averci onorato della loro presenza in mezzo a noi. Saluto i presidenti delle Avis Consorelle, che questa sera sono intervenuti. Saluto la presidente della Disco, il dirigente scolastico di Nocera, la professoressa Enrica Pascuzzi, e il presidente dei giovani di Partiamo dal Sud, Carmine Mendicino. Grazie. Con il quale abbiamo intrapreso un bellissimo rapporto di collaborazione. Un grosso ringraziamento va a tutto lo staff di sammangoradio.net, che ci permette di riportare l'eco di questa conferenza a tutte le persone che seguono le sue trasmissioni. Un particolare ringraziamento va alle mamme che hanno donato il cordone umbilicale e questa sera ci porteranno la loro testimonianza. Ringrazio pubblicamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo che si sono adoperati con grande impegno per la riuscita di questa manifestazione. Un caloroso ringraziamento a tutti i presenti ed in particolare a tutte le future mamme alle quali è dedicata questa conferenza sul cordone umbilicale. Se ho dimenticato qualcuno di ringraziare, saluta, mi perdono, so che c'è la Presidente della Croce Rossa, non so. Questo cordone, che nella maggior parte delle volte viene buttato via come un rifiuto speciale, e che è in realtà una straordinaria fonte di cellule staminali che permettono ad un numero sempre maggiore di pazienti di poter beneficiare di un trapianto per curare varie malattie, quali leucemia, malattia metabolica, talassemia, linfomi, tanto per citarne alcune. Di tutto questo vi parleranno le nostre relatrici e vi spiegheranno pure come poter donare il cordone umbilicale. Cosa c'entra l'Avis con tutto questo? Compito dell'Avis è la raccolta del sangue intero e dei suoi derivati, che sono il plasma e le piastrine. Compito della GADI è promuovere la donazione del sangue del cordone umbilicale. Quindi, con la GADI abbiamo tanto in comune da considerarci un'unica famiglia. Ed è con questo spirito che noi accogliamo questa sera a Nocera la dottoressa Linda Pascuzzi, che oltre a essere relatrice di questa serata, come già sapete, è anche presidente provinciale della GADI. E ve lo posso dire di persona, è veramente instancabile nello svolgere questo suo incarico, tanto che ha contagiato pure noi, che a nostra volta abbiamo coinvolto, tramite la nostra vicepresidente Rosetta Legato, che ringrazio in nome di tutti, anche Don Maurizio, a cui fa il nostro sentito ringraziamento, perché oltre ad averci consentito l'uso di questi locali, ci ha consentito anche di relazionare sul cordone umbilicale al corso prematrimoniale che si tiene in questo periodo proprio qui in Marina di Nocera Perinese. Ed a questo proposito voglio, a nome di tutti noi dell'Avis, pubblicamente ringraziare la nostra instancabile segretaria Catiuscia Mastroianni, che con grande impegno ha relazionato con i futuri sposi partecipanti a questo corso. Quindi io vi ringrazio ancora una volta a tutti voi, passo la parola a qualcun altro. Sì, grazie Presidente. Grazie. Grazie per tutti questi complimenti, ma aspettiamo la fine dei 4 anni e vediamo i risultati complessivi. Allora, io passo la parola a Carmine Mendicino. Prego Carmine. Salve, buonasera a tutti. Ringrazio l'Avis comunale di Nocera Trinese per averci voluto questa sera qui a questo meraviglioso tavolo
composto da persone fantastiche. Ho avuto il piacere di parlare qualche minuto fa con la dottoressa Pascuzzi, presidentessa provinciale della GADCO, il quale le sue parole mi hanno subito colpito. È una donna che ha tanta voglia di fare e ci siamo già proposti un cammino insieme con la mia associazione. Infatti, se devo essere sincero, neanche io, che guido una grande associazione qui nel territorio, ero a conoscenza della GADCO, qualcosa di molto importante, perché il cordone ombelicale può salvare la vita a tante persone. Se conservato negli appositi ospedali, nelle apposite banche, può essere utile. E voglio sottolineare una cosa, la dottoressa Pascuzzi, di cui parlavamo prima. È vero, la gente è mal informata, la gente non sa. Bisogna fare più convegni nel comprensorio della Valle del Savuto, perché quando si ha la conoscenza di quello che si fa, di quello che si vuole fare, la gente viene, partecipa, e il risultato questa sera possiamo vederlo qui a Nocera: non c'è tanta affluenza, perché se la gente non sa la problematica o l'utilità delle cose, viene poco presa, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Però piano piano continueremo a lottare. Infatti con l'Avis ormai è da un anno che stiamo lottando insieme e stiamo sostenendo battaglie su tanti settori. Abbiamo fatto tantissime campagne di solidarietà e tantissimi convegni, e piano piano le sale dove stiamo facendo i convegni si stanno riempendo. Quindi un sintomo e un segnale che insieme si può. Quindi io vi ringrazio per avermi invitato e per quello che stiamo facendo per il nostro comprensorio. Quindi dobbiamo, spero che l'Avis mi aiuterà anche nei comuni limitrofi, insieme alla dottoressa Pascuzzi e insieme alla dottoressa Paonessa, se vuole può partecipare ai prossimi convegni, se la invitiamo quando faremo i convegni negli altri comuni. Quindi la invito già da questa sera, facciamoci portavoce di qualcosa di veramente importante, perché è utile. E possiamo salvare delle vite umane quando si dona il cordone ombelicale. L'ultima cosa che voglio dire e faccio un saluto anche alla presidentessa la presidentessa della DISCO, che mi ha già invitato per un convegno fra qualche giorno, il 10 aprile alla Mese Terme, al Cavallino alla Mese Terme, e saremo presenti. E invito i presenti a guardare dei video su YouTube. Uno che l'ha fatto la GADCO, che è un video che dal titolo 5 per 1000, io per la prima volta l'ho visto oggi ed è qualcosa di molto bello, di molto interessante. E poi vi invito anche a leggere la relazione fatta dalla segretaria nazionale della DISCO, che effettivamente chi come me, da ignorante per la prima volta, ed è giusto che mi do questo titolo perché non avevo mai approfondito questo tipo di prevenzione, questo tipo di tutela del territorio e della persona. Quindi in questo caso guardateli, perché è qualcosa di veramente importante. Un ultimo saluto lo faccio alle autorità presenti, anche se non da ultimi, però ho voluto approfondire, non vado più di oltre, quindi un saluto a tutti i presenti, a tutte le persone che hanno preso parte a questo convegno. Un saluto allo staff di San Mango Radio, che ormai ci segue quando facciamo le manifestazioni, sia con la mia associazione che con l'Avis. Siamo diventati un tutt'uno, e questo è qualcosa di molto importante. Quindi non mi soffermo più, non vado più avanti, vi do un mio saluto, un appuntamento al prossimo convegno, che saremo sicuramente insieme, faremo qualche altra cosa insieme di nuovo, e lascio la parola a qualcuno che ne saprà sicuramente più di me. Grazie a tutti. Grazie Carmine. Grazie Carmine, grazie alla tua associazione, perché insieme veramente stiamo facendo dei bei lavori principalmente sulla prevenzione. Questo è un qualcosa che noi veramente teniamo molto, portiamo molto nel cuore, e speriamo che si continui su questa strada nel portare avanti principalmente il concetto della prevenzione, anche insieme ai nostri donatori, che spero siano sempre, sempre più numerosi, sia i convegni e sia le donazioni. Alle donazioni non ci possiamo lamentare, ma speriamo di coinvolgerli sempre di più in questi convegni, che vengono fatti non solo per tutti i cittadini, ma anche e soprattutto per i donatori.
Allora, prima di inoltrarci nel bel mezzo della conferenza con Linda Pascuzzi ed Elisa Paonessa, io volevo subito che venisse fatta la testimonianza di una mamma che ha già donato il cordone ombelicale. Nella scaletta veniva fatta per ultima, prima c'era la conferenza e poi si dava la testimonianza, però la bimba è un po' troppo piccolina, quindi prima che si arrabbi è meglio che diamo la parola a Greta Varese, che ancora non può parlare, e alla sua mamma Rosella Mastroianni, che io ve la volevo presentare, purtroppo non è potuto essere presente qui il papà di Greta, ma questa è una coppia eccezionale sul territorio di Nocera e vi spiego perché. Allora, sono due ragazzi che quando si sono sposati hanno deciso di non fare le bomboniere, ma di devolvere praticamente di fare le bomboniere solidali e di devolvere tutto all'AIRC per una serie di vicissitudini familiari. Comunque hanno fatto un bel gesto di solidarietà già con l'AIRC. Poi successivamente un giorno ci siamo messi a parlare, una mia vicina di casa, e allora gli ho detto, dico, no, mi raccomando, nel momento in cui ci sarà il lieto evento non dimenticarti del cordone ombelicale, visto che comunque siete una coppia che avete impostato la vostra vita sulla solidarietà e sull'aiuto agli altri. Il papà di Greta è un donatore Avis, fa parte della comunale Avis San Mango d'Aquino. Quando è nata Greta poi mi hanno ascoltato e quindi hanno donato il cordone ombelicale e da pochi giorni ho saputo che anche nel battesimo le bomboniere saranno devolute comunque ad un'associazione, non so quale, Cuore Matto, vabbè, comunque sempre un'associazione di volontariato. Quindi questa è una coppia veramente da lodare sul territorio, perché dall'inizio della loro unione hanno iniziato davvero a fare volontariato allo stato puro e io li ringrazio tantissimo a nome di Nocera tutta. E io vorrei che Rosella stasera facesse questa testimonianza e ci dicesse il perché questa scelta, non perché ha ascoltato le mie parole, ma credo che avrà una sua ragione del perché ha donato il cordone ombelicale. Se può venire insieme a Greta un attimo, 5 minuti, ecco lì. Bimba che ha fatto nascere. sì. Allora, ringrazio Catiusci per tutte le belle parole che ci hai detto. Allora, io diciamo avevo sempre paura di donare il sangue perché sono allergica agli aghi, quindi l'ho sempre detto che quando avrei avuto un bambino avrei donato il cordone ombelicale. E così è successo. Parlando con Katia mi ha detto vai su internet, vai su questo sito che ci sono tutti i documenti, tutte le informazioni che puoi avere. Fortunatamente devo ringraziare Dio perché ho fatto una gravidanza bellissima, il parto è stato tutto a posto e quindi abbiamo donato il cordone. Io avevo parlato settimana prima con il mio ginecologo dicendo dottore vorrei donare il cordone e lui mi fa guarda allora ti fai questa analisi perché tipo l'epatite e l'HIV dovevano essere tutte negative e poi chiama Elisa, però purtroppo il tempo non c'è stato perché la signorina è arrivata prima, quindi poi ci siamo conosciuti direttamente quella mattina in ospedale, abbiamo fatto i modelli, tutti quanti abbiamo firmato, abbiamo dato il consenso e poi lei ha fatto tutto quanto Greta, perché sì, ci sono delle cose da rispettare, tipo le ore del travaglio, non deve soffrire lei, ci sono varie cose, però è una cosa bellissima. E sono contenta di averlo fatto perché so che comunque ci sono bambini che hanno la necessità di... che stanno male, quindi essendo mamma ora posso capire la sofferenza di una mamma, vedere il bambino malato e sapere che questo è il sangue di un cordone ombelicale può
può salvarlo è una cosa bellissima. Poi magari, cioè, speriamo che mai sia, però se la mia bambina oggi o domani può avere un problema, so che altre mamme hanno donato il cordone ombelicale, quindi so che ci può essere una soluzione alla malattia che avrà. Io spero nessuna, però nell'evenienza è meglio prevenire. Grazie. Ti faccio consegnare a Greta Varese e alla sua mamma una pergamena dalla presidente Gaddico. Sta facendo praticamente la collezione, perché la prima me la dai. Ecco. Complimenti davvero. Grazie mille, grazie anche a Greta che è stata bravissima. Avevamo anche un'altra testimonianza di Christian Pontieri e la sua mamma, però speriamo poi ci raggiungeranno successivamente. Adesso possiamo iniziare con la conferenza e lascio la parola alle relatrici. Buon ascolto. Allora, dei ringraziamenti devo farli pure io, perché la GAD, è stato ribadito, è il gruppo Avis Donatrici Sangue Cordonale. Noi lavoriamo da 8 anni sul territorio della regione e riusciamo a farlo soprattutto grazie alla rete Avis. Ci appoggiamo alle varie comunali, quindi i ringraziamenti alla comunale di Nocera per aver organizzato questo incontro ed averci dato voce. Questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza. Io ho raggruppato quelle che sono le domande che sentiamo sempre ogni volta che incontriamo, che facciamo degli incontri tipo questi: cosa, dove, come, perché. Io vorrei partire dal cosa. Sarò velocissima, però dagli incontri che facciamo, su che cos'è il sangue cordonale, a volte riscontriamo una conoscenza imprecisa o imperfetta, e questo a volte può far sorgere degli equivoci, e quindi velocemente faccio un po' di chiarezza. Allora, il sangue cordonale che ci interessa, o meglio, il sangue cordonale che interessa la clinica e la ricerca, è quel poco di sangue che resta nel cordone ombelicale dopo che il bambino è nato, il cordone è stato reciso. È quel sangue che in genere va a finire nel contenitore dei rifiuti speciali. Noi di questo ci occupiamo. E ce ne occupiamo perché? Perché il sangue contiene delle cellule staminali o ematopoietiche, sono cellule che si possono conservare e si possono utilizzare al bisogno per curare gravi patologie onco-ematologiche in pazienti che hanno bisogno di un trapianto. La sintesi di questo praticamente è il nostro scopo sociale. Da una parte ci sono delle persone con una grave patologia oncoematologica che hanno bisogno di un trapianto, e ricordiamocelo, chi ha bisogno di un trapianto trova un donatore o muore. Dall'altra ci sono delle cellule che potrebbero aiutare a guarire, ma vanno a finire nel contenitore dei rifiuti speciali. Allora, il senso del nostro impegno è questo: fare sì che parliamo di bambini, di cordone, quindi diamo voce ai bambini e ai cordoni. Il senso del nostro impegno è proprio questo: cambiare il destino delle staminali per cercare di cambiare la storia di tanti ammalati gravi. Fatta questa premessa, possiamo andare avanti. Allora, dove si dona il sangue cordonale? Si chiamano centri di raccolta, ma in realtà sono i punti nascita accreditati, cioè sono quei punti nascita il cui personale sanitario è andato a Reggio Calabria e in maniera molto veloce ha imparato come si fa a raccogliere questo poco di sangue che resta nel cordone ombelicale. I punti nascita della provincia di Catanzaro sono tutti accreditati: Lamezia, Soverato, il Pugliese, sia nel reparto dell'azienda che il reparto universitario. Sono tutti accreditati, quindi si può donare in tutti i punti nascita della provincia di Catanzaro.
Detta così sembra facile, ma non è facile. Che non è facile lo dicono i numeri. Io ho portato qui un grafico che rappresenta il bilancio dell'attività del 2013 dei punti nascita della provincia di Catanzaro. Sono messi a confronto le sacche raccolte e quelle bancate. Ho messo anche le sacche bancate, giusto per darvi un'idea della difficoltà di bancare, perché deve essere tutto perfetto, poi ve ne parlerà la dottoressa Ponessa con maggiore competenza della mia. Però sì, sono poche, però questo è un dato che non ci riguarda e funziona così. Sono poche le sacche che si riescono a bancare, ma... Bancare vuol dire conservare nella banca del cordone e renderli utili, e che sono quelle sacche che possono essere utilizzate per il trapianto, perché sono perfette ed è difficile raggiungere la perfezione. Quindi per questo sono poche, ma a noi non ci riguarda questo fatto. Invece quello che ci riguarda sono i coni azzurri, quelli che riguardano la raccolta. E quindi c'è la Mezzia Terme che ha una bella performance, però devo dire grazie alla dottoressa Ponessa che è una borsista Avis e che dà una grossa mano d'aiuto agli operatori sanitari dei punti, del punto nascita di Lamezia. C'è Soverato, sono 53, ma il risultato di Soverato è da campioni, perché a Soverato non arrivano neanche a 500 parti. Quello che è deprimente è il risultato del pugliese. Quanto sono? 4.000 parti l'anno più o meno. Quanto? 2.000. 2.000 parti l'anno, quest'anno, e hanno raddoppiato rispetto all'anno scorso, hanno raccolto 40 sacche l'azienda e 40 sacche il reparto universitario. C'è un reparto universitario che si gira dall'altra parte per un'attività così importante per la clinica e per la ricerca. I dati blu, ne parlavamo prima, i coni blu non sono l'indice della sensibilità dei genitori calabresi, sono l'indice della sensibilizzazione, perché le coppie informate normalmente donano, le coppie che non conoscono o addirittura dissuase, vero Ines? Le coppie dissuase chiaramente non donano, e il problema è questo. C'è una evidente resistenza da parte dei punti nascita, lo dicono i numeri, in maniera più chiaro dei numeri forse non c'è nulla, lo dicono i numeri. Noi come associazione di volontariato facciamo un lavoro grandissimo, ho dedicato una slide alla fine, ma lo posso affermare, senza le associazioni di volontariato la donazione del sangue cordonale in questa provincia non ci sarebbe, e siamo qui stasera. Io credo che un vero impulso alla raccolta del sangue cordonale possiamo farlo noi come cittadini, riflettere, conoscerlo, diventerà un fatto normale, diventerà giustamente normale la raccolta del sangue cordonale, secondo me, e dimmi se sei d'accordo, nel momento in cui diventerà criterio di scelta del ginecologo, criterio di valutazione della qualità del ginecologo. Dico, quel ginecologo è bravo perché mi segue, perché è competente perché mi permette di esercitare un mio diritto. C'è la 295, credo, che parla di diritto alla donazione. La raccolta del sangue cordonale è un LEA, livello essenziale di assistenza, lo devono fare gli operatori sanitari, però riescono sempre a trovare delle scuse. Poi lo sappiamo, chi deve far nascere un bambino si sente in balia delle onde e poi alla fine, come dire, dà tutto per buono. Però dobbiamo riflettere e maturare il desiderio di donare, anche perché, e io credo che siamo tutti d'accordo sul fatto, che avere una riserva di staminali a disposizione di tutti è, come dire, un bene per tutti, non solo per chi in questo momento è ricoverato in ospedale e ha necessità di un trapianto, non solo per chi sta male, è un problema per tutti, anche per il bambino che sta venendo al mondo.
Quindi il nostro obiettivo è questo: invitarvi a conoscere, a riflettere, a maturare e a chiedere e, come dire, insistere anche rispetto a questi atteggiamenti, come dire, resistenti da parte degli operatori sanitari. Io me lo chiedeva pure il consigliere Olivito, che cosa significa bancare. Io ho detto mettere in banca. E... ma io sono di Pedivigliano. Allora, il sangue cordonale si conserva in banca, per questo si dice bancare. E queste sono proprio le foto della Calabria Cord Blood Bank, che è la banca del cordone della Calabria, che esiste da 8 anni, è per questo che da 8 anni noi lavoriamo. E in basso a sinistra si vedono dei contenitori e quelli sono i cavò, sono proprio i frigoriferi, chiamiamolo così, dove il sangue cordonale viene crioconservato in azoto liquido e via dicendo. Sì, la nostra banca fa parte chiaramente di una rete di una rete nazionale e internazionale. Le banche sono collegate in rete, mettono i loro dati in rete e dove c'è bisogno nel mondo rispondono. La nostra banca, questa è la foto dello staff della banca di Reggio Calabria, quella che vedete al centro è la dottoressa Pucci. È una banca che ha dei numeri bellissimi, non lo sanno in tanti, però il centro, la Banca Cordonale della Calabria è un centro di eccellenza con delle performance eccezionali, perché la dottoressa Pucci è antipatica, ma lavora bene, lavora benissimo, è vero, quella in mezzo col camice azzurro. Infatti le sacche conservate a Reggio sono circa 600 ed non è poco per una regione così piccola come la nostra, però queste 600 sacche hanno consentito 16 rilasci, anzi 17 perché l'ultimo è di qualche giorno fa, e 16 rilasci ha consentito alla Banca di Reggio di essere la prima in Italia per indice di rilasci. È una banca che è stata anche abilitata alla produzione di gel piastrinico. I cordoni dei 117 di Lamezia, 5 sono stati bancati, con gli altri 112 si fa ricerca, si produce gel piastrinico che si utilizza per i tumori della pelle, per le piaghe da decubito, non si butta niente. Non si perde niente. Ho fatto il primo incontro a Martirano, un anziano dottore di Martirano ha concluso dicendo sarva che serva, ed è così, insomma. E questo che vedete, le stelline nell'Italia rappresentano il network nazionale delle banche di cordone. Sono conservati circa 30.000 cordoni in Italia e ci sono i dati, sono aggiornati al 2012 perché non hanno ancora pubblicato quelli del 2013. Vedete che ci sono pazienti italiani, pazienti internazionali. Anche qui da Lamezia sono partiti per credo 3 cordoni, da Lamezia per il resto del mondo. Ma uno è arrivato l'estate scorsa, un bambino di 8 anni ha avuto un trapianto grazie a una sacca che è arrivata da Parigi, quindi è un dare e ricevere da tutte le parti del mondo, una rete di solidarietà e io dico pure di intelligenza, perché insomma è un gesto sì di amore per il prossimo, di solidarietà, ma anche di intelligenza e di lungimiranza, perché è un gesto che fa bene a tutti. E poi il nostro impegno l'ho sintetizzato in quelle 16 sacche che sono state raccolte, qui è 12 perché è una schermata del 2012, poi ho aggiunto quelle che sono state i rilasci di quest'anno, cioè le sacche che sono partite quest'anno da Reggio per il resto del mondo. C'era un bambino di 8 mesi che ha ricevuto le staminali cordonali. Il 50% dei rilasci è utilizzato per pazienti pediatrici. Anche l'ultimo, l'ho visto l'altro giorno, questa è una nota del 27 marzo,
un'unità cordonale è partita per la Turchia per un paziente di soli 9 mesi. Allora, il nostro impegno è questo: dare una speranza a una famiglia disperata, e alle mamme, ai genitori si chiede solo di firmare un consenso, e soprattutto chiediamo agli operatori sanitari di fare il loro lavoro. L'avevo detto prima, vorrei dedicare un momento di riflessione al lavoro delle associazioni di volontariato, che in ogni campo svolgono una funzione importantissima. Le associazioni di volontariato sostengono la banca, sostengono gli ospedali di questa regione veramente a 360 gradi, perché c'è Elisa Ponessa che ha permesso all'ospedale di Lamezia Terme di prendersi la medaglia di migliore centro di raccolta della provincia. Però per esempio c'è il trasporto, si raccoglie nei punti nascita ma si conserva a Reggio, e allora il trasporto in questa provincia lo fa l'Avis grazie a una macchina donata dalla Disco. Senza il trasporto la raccolta del sangue cordonale sarebbe impossibile. Su Cosenza addirittura c'è una rete di associazioni coordinata da Scienza e Vita, che permette il trasporto da Castrovillari piuttosto che da Cosenza verso Reggio Calabria. Ma finanziamo delle borse di studio, l'acquisto di un computer, anche la Disco, e poi siamo sempre sul territorio a lavorare, a fare informazione, siamo nelle associazioni, nelle assemblee dell'Avis a spronare i presidenti, impegnati su questo fronte. Quindi io invito a questo punto sempre anche a riflettere non solo sulla donazione del sangue cordonale, ma anche sull'importanza di impegnarsi nelle associazioni di volontariato. Vado a chiudere. Per completezza di informazione dobbiamo parlare anche di conservazione autologa. Io fino adesso vi ho parlato di donazione di sangue cordonale, a noi quello ci interessa. Però questo sangue cordonale può essere anche conservato in una banca privata all'estero, e lì parliamo di conservazione autologa, anche se qualcuno dice donazione autologa. No, se lo metto in banca per me lo conservo, non lo dono. È un business, si paga per conservare le proprie staminali all'estero con la speranza che con queste staminali un futuro, chissà che cosa i medici riescano a fare, addirittura è diventato un regalo di battesimo, famoso soprattutto tra i VIP. I VIP fanno di conservazione autologa, ne parla oggi, ne parla gente, non ne parlano le riviste scientifiche, perché il mondo scientifico, queste che sono, giusto se volete fare una ricerca potete prendere nota, queste sono le maggiori società scientifiche internazionali, e tutti dicono la stessa cosa: conservare il sangue per se stessi non ha senso, perché se io dovessi avere la leucemia le mie staminali non mi servirebbero, perché sono le stesse che mi hanno generato la malattia, sono le stesse che hanno generato un sistema immunitario che non ha saputo rispondere alla malattia. Per quello che si fa oggi, chi ha bisogno di un trapianto ha bisogno di un donatore, anche quelli che conservano all'estero nelle banche private, pure i VIP che si pagano per fare spot per le banche private. Chiudo con il diploma che noi abbiamo già dato a Greta appena è nata, ed è l'attestato che doniamo a tutti i bambini che donano. Mi chiudo qui, sono a disposizione per ogni domanda e vi ringrazio per l'attenzione. Io cercherò con parole semplici di spiegarvi cosa sono le cellule staminali e come si effettua la raccolta. Allora, le cellule staminali sono delle cellule primitive, cioè sono dotate della capacità di trasformarsi in diversi tipi di altre cellule del nostro corpo. E quelle estratte proprio dal cordone ombelicale costituiscono una fonte di cellule staminali emopoietiche adulte. Questo cosa vuol dire?
vuol dire che sono delle cellule che hanno la capacità di dare origine a tutte le cellule del nostro sangue. Come ha già detto Linda, il trapianto di cellule staminali è una procedura medica utilizzata sia in ematologia che in oncologia, quindi in pazienti affetti da mieloma multiplo, leucemie, linfomi, anemie falciformi e malattie di Hodgkin. Qual è il grande vantaggio delle cellule staminali? Sono i lunghi periodi di conservazione, cioè vengono conservati in questi grandi contenitori a meno 190 gradi e qui possono essere conservati per lunghi periodi senza essere danneggiate. La raccolta è semplicissima, io dico sempre alle mamme, indolore, non invasiva e insicura, e non esistono rischi né per la mamma né per il neonato. Viene effettuata da personale sanitario qualificato, ognuno di noi è stato lì a Reggio, ha fatto un corso di aggiornamento dove ci è stato spiegato come effettuare la donazione, mentre altri sanitari si prendono cura della mamma e del neonato. Nessun prelievo sarà effettuato sul neonato, perché ogni mamma viene e mi dice: ma sul mio bambino farete qualcosa, si farà del male al mio bambino? No, perché il bambino nasce, viene allontanato dal campo del parto e si fa la donazione. Ovviamente, essendo la donazione una cosa molto delicata, molto scrupolosa, ci sono dei criteri di esclusione materni, perché dobbiamo pensare sempre che poi quel sangue va a pazienti che hanno effettuato mesi di chemio, mesi di radio, quindi hanno il sistema immunitario pari a zero. E quindi avremo dei criteri di esclusione materni, quindi la mamma, se affetta da una delle seguenti patologie, può essere anche giudicata non idonea alla donazione. Quindi questo è già il primo criterio di esclusione. Poi abbiamo criteri di esclusione ostetrici, quindi se la gravidanza non è arrivata a 37 settimane, se la mamma ha rotto le membrane e sono passate più di 12 ore, se è in corso una gestosi gravidica, se c'è il liquido fortemente tinto, oppure il bambino ha una sofferenza alla nascita, noi non potremo effettuare la donazione. Nonostante magari la mamma ha già compilato il questionario, noi non potremo fare il prelievo. Quindi questo è un altro criterio di esclusione. Quindi notate quanto è difficile arrivare a prelevare una sacca di cordone ombelicale. Qui vi introduco piano piano come i passi che ci portano alla donazione. La donna tra 33 e 37 settimane deve effettuare i seguenti esami: esami del sangue, marker epatite HIV, dove c'è anche un codice d'esenzione, che è lo T01, io lo ripeto sempre, che è il codice d'esenzione proprio per donazione da cordone ombelicale. Quindi la mamma non paga assolutamente niente. E io dico sempre di far mettere dal medico curante il codice d'esenzione. Sì, pagano intorno ai 100 euro, mi ha detto una mamma. E il tampone vaginorettale. E lo so, io raccomando sempre il codice d'esenzione. La donatrice interessata poi si reca nei nostri centri di raccolta, dove trovano ostetriche qualificate che danno inizio alla procedura della donazione. Qui abbiamo un esempio, questi a destra sono un consenso e l'anamnesi, e a sinistra c'è la busta bianca con sopra un codice, che poi sarà il codice che andrà anche sul consenso e l'anamnesi e sulla sacca della donazione. Tutto andrà dentro nella busta e a Reggio Calabria. La raccolta richiede pochi minuti, quindi tra la nascita e il distacco della placenta, quindi pochissimi minuti, e viene effettuata senza modificare le modalità di espletamento al parto, perché la mamma mi dice: no, se dobbiamo aspettare di più, se ci vuole di più, no, non si modifica nessun, cioè non ci vuole di più. Sì, seguono proprio i passi naturali del parto. Dopo che il cordone è stato reciso, il bambino è allontanato dal campo e si effettua il prelievo. Questo è il cordone. Questa è una sacca preparata su di un campo sterile, dove avvolta a destra in alto vediamo l'aghetto che poi va nel cordone ombelicale. Quindi non si preleva il cordone ombelicale, ma il sangue contenuto in esso, perché molti confondono questa cosa. Una volta raccolta, ecco la sacca con il codice sopra corrispondente che c'è sulla busta bianca, va subito al trasfusionale, dove deve superare il primo step. Viene pesata, ogni sacca deve pesare più di 75 grammi, se non pesa almeno 75 grammi la sacca viene già eliminata al trasfusionale. Se supera questo step, dalla nostra sacca parte, grazie al trasporto dell'Avis, e presso la banca di Reggio Calabria. Arrivata a Reggio Calabria, la prima cosa che si fa, si conta quante cellule staminali sono contenute in ogni sacca.
è fondamentale raggiungere 1,5 miliardi di cellule staminali per essere bancata. Allora, il termine bancato ve l'ha già spiegato Linda. Perché 1,5 miliardi? Perché si è visto che maggiore è il numero di cellule staminali e migliore è la riuscita del trapianto. Prima si bancava anche con 800.000, però adesso hanno alzato il target a 1,5 miliardi, quindi questo è l'altro step difficilissimo da superare. Dopo la nascita consegniamo l'attestato, e qui ci sono alcune foto delle mamme con i loro piccoli, e vi ringrazio per l'ascolto. Sì, infatti. Buonasera a tutti, grazie moltissimo per questo invito. Ti ringrazio Linda, noi ci conosciamo da tempo e sembra veramente una cosa strana che Gaddico e Adisco, tutti e due abbiamo lo stesso intento, lo stesso scopo, che lavoriamo insieme in un certo senso, lei a Girifalco ed io alla Mezzia. È una cosa molto bella, alcune presidenti sono gelose l'una dell'altra e si fanno anche la lotta, come succede a Reggio Calabria, lo possiamo dire apertamente. Io invece penso che la lotta è inutile ed è anche sterile, sarebbe bello poter lavorare insieme, perché l'unione è quello che fa la forza, diciamo, no? Quindi voglio ringraziare moltissimo Linda, e poi un ringraziamento particolare ad Elisa. Elisa non la conoscevamo, una giovane ostetrica che da 2 anni, vero, ha lavorato volontariamente all'ospedale di Lamezia Terme, e che da quando c'è stata lei la donazione dei cordoni ombelicali sono aumentate. Adesso Linda è sospesa perché noi fondi non arrivano più, i pochi fondi che arrivavano per Elisa. E l'ospedale di Lamezia Terme da ottobre non si prende più un cordone ombelicale, non arriva più niente. Io vi dico la verità, questa cosa mi ha dato un fastidio enorme. Ho detto, possibile che con tanto personale che c'è l'ospedale di Lamezia Terme nessuno è capace di prendere un solo cordone in 7 mesi, 8 mesi? Nessuno, non prende il cordone. Quindi ho giurato a me stessa e anche di fronte al Rotary l'altra sera che abbiamo avuto un convegno che avrei fatto l'ira di Dio e ho cominciato subito il giorno dopo. Quindi il mio intento è quello di fare la zona veramente casa per casa per vedere se si possono svegliare un pochino medici ed infermiere. C'è l'ostetrica nostra qui che difende sempre le ostetriche, difendo anch'io ad Elisa, ma quelle che lavorano, io non so fino a che punto le ostetriche di Lamezia sono impegnate. Loro dicono che manca il personale. Io e la mia amica Rosaria siamo andate dal presidente dell'ASL, l'ASL ha detto che il personale è in esubero. Allora, questo non lo sappiamo. Adesso Elisa è qui e ci può dire veramente quanto personale manca a Lamezia, non lo sappiamo. Allora, se manca questo personale è necessario prendere qualcuno che aiuti, no? Quindi noi stiamo facendo di tutto per vedere se è possibile inserire di nuovo Elisa, perché ha dato segno di onestà, di laboriosità, e oltretutto una cosa importantissima, va d'accordo con tutto il personale dell'ospedale di Lamezia, che non è facile per niente. Ma non è facile proprio per niente, e quindi questa è la gioia. Poi, perché sono venuta anche per conoscere voi dell'Avis, cercate di dare qualche cosina in più per questa ragazza in modo che possa arrivare un pochino più in là. Io da parte mia ho già avvisato la presidente nazionale della Disco, perché la Disco è in sede nazionale, siamo un bel numero di soci anche noi della Disco e lavoriamo più da 8 anni, era insieme solo a Disco prima, non so perché poi si sono bisticciati fra di loro le presidenti ed è nata Gaddico e Adisco, qui da parte dell'altra. Noi della Disco di Reggio Calabria abbiamo dato in comodo una macchina attrezzata di frigorifero per poter trasportare questi cordoni ombelicali a Reggio Calabria, altrimenti i cordoni si prendevano però non arrivavano a Reggio Calabria, che non c'era nessuno che li portava. Grazie all'Aves che fa questo lavoro, e dobbiamo sempre ringraziare perché veramente l'Aves davvero fa un lavoro speciale nella nostra città e anche fuori, in Calabria tutta, credo, vero? Veramente, veramente. E quindi questi cordoni possono arrivare a Reggio Calabria. Allora,
conclusione, io stasera sono venuta qui, sono felice di essere venuta perché ho conosciuto anche voi, quest'estate sono al mare, possiamo continuare a lavorare insieme, e poi un bacione a Linda per questa cosa che mi ha fatto stasera, ho sacrificato la mia amica, non so se vuole dire qualche parola anche lei, perché lei è stata la presidente delle tutte le ostetiche della provincia, conosce benissimo questo mestiere. Quando andiamo all'ospedale di Lamezia aprono le porte, hanno anche paura di lei, me ne sono accorta. E allora vi ringrazio di nuovo e vi prego di aiutare questa ragazza, va bene? Grazie. Volevo un po' dire qualcosa rispetto a quello che ha detto la signora. Purtroppo i problemi con l'ASPI della Lamezia non sono solo della Gaddico, sono anche dell'Aves. C'è sempre la solita scusa, mancanza di personale, quello e quell'altro. Ci hanno tagliato fino anche le sacche, ci danno 120 sacche alla settimana. Cioè noi siamo costretti a mandare i donatori indietro, più delle volte. No, non so cosa dire. No, è giusto dirle queste cose. Se poi si dà la colpa personale, quello e quell'altro. Ecco, una volta ti promettono che ti dicono che il personale è in ferie, poi il personale così, poi qua. Intanto, cioè, ci tarpano le ali, come si dice, a noi del volontariato. Scusate. Appunto. Vabbè. Tu mi hai chiamato perché dici che sempre difendo le ostetriche. Qua si gioca ancora allo scaricabarile. Dicono che le ostetriche, tu lo dici pure, che le ostetriche non vogliono prendere il sangue cordonale. Io ho detto in altri posti non si può prendere il sangue cordonale mentre uno sta prendendo il bambino. La vita della donna e del bambino è nelle mani dell'ostetrica, anche se il ginecologo poi a parte fa il suo dovere. Quindi ci vuole un'altra persona per prendere il sangue dal cordone umbilicale. Allora io difendo l'ostetrica soltanto per questo, perché loro fanno il loro dovere e altri dicono che le ostetriche non vogliono lavorare. Le ostetriche lavorano. Il dottore Mancuso, il direttore generale dell'ASLA, ha detto che sono in sovrannumero. Allora c'è bisogno di prendere una, quasi quasi le facciamo l'elemosina. Le ostetriche non hanno bisogno di elemosina, hanno bisogno di posti di lavoro, come tutti quanti gli altri, non solo le ostetriche. Che io mi tasso, perché l'abbiamo detto, noi diamo qualche cosa. Chi la dà questa cosa? Io, tu ed altri. Quella ha bisogno di uno stipendio, non dell'elemosina. Guarda che bella ragazza, guarda che brava ostetrica, ma che cavolo! Lavis, io sono Lavis. Il 1957 a Motta Camastra, in provincia di Messina, vicino Taormina, una donna stava morendo dissanguata. Ho chiamato il medico, guarda questa qua, dobbiamo fare qualcosa, che facciamo? Ormai sta morendo. Come sta morendo? Dico, io ho una siringa da 20. Tiriamo il sangue, sono donatrice universale, sono zero positivo, non esisteva, aspetta adesso, abbiamo fatto una trasfusione così a Motta Camastra, quindi arrivato da Motta Camastra sono andata via perché andavo in cerca di lavoro, non è vero che adesso non c'è lavoro, non c'è mai stato il lavoro, nel sud non c'è mai stato, dobbiamo svegliarci, dobbiamo cercarlo, dobbiamo pretendere quando vengono quelli del nord a dirci tante parole, loro sanno parlare bene, specie i toscani, avete visto come parla bene Renzi? Vabbè,
Vado a me, vado io. Io ero di destra, adesso sono orfana. Vado a Melito Porto Salvo. Melito Porto Salvo era un ospedale all'avanguardia, adesso lo stanno distruggendo. Non avevo un giorno di riposo. Il mese di ferie non c'era. Era tutto l'anno, 12 mesi. Quante ore sono in 12 mesi? Fate un po' il conto. Mi sono preso un giorno e sono andata a Reggio Calabria. Beh, voglio prendermi un giorno, il primario è d'accordo, tutto d'accordo. Quando torno da Reggio Calabria, trovo tanta gente. Una donna stava morendo e avevano chiamato aiuto per la donazione. Gente di Rowood, ne avete sentito parlare? No. È un paesino di montagna della provincia di Reggio. Ho visto quello che c'era, sentite, siete disposti? Se vi chiamiamo in caso di bisogno a venire a dare il sangue, sì, mi sono preso tutti gli indirizzi, non c'erano i cellulari, neppure i telefoni, indirizzi, si chiamava la caserma dei carabinieri per metterci in contatto con la gente, o si chiamava il centralino, in ogni comune c'era il centralino, questa era la vista allora, adesso avete tutto, e non riuscite a prendere il sangue del cordone umbilicale perché le ostetriche non lo vogliono fare, no, perché non si vogliono fare alcune cose, abbiamo fatto abbastanza, i ginecologi io non li voglio accusare, non li voglio accusare, che chiudo, non li voglio accusare, però adesso non sono le ostetriche a visitare per prima la donna, ad avvicinare per prima, sono i ginecologi, perché li pagate? Buonissimo, non andare ad accusare, però non voglio farmi il mica nessuno. Allora, sono loro che debbono sensibilizzare la donna, Ines. Sono loro che debbono sensibilizzare la donna, perché la prima visita la fanno già al primo mese, non si può toccare la donna troppo. Ragazzi, non vi fate continuare a visitare in continuazione, non è necessario. Ci sono le ostetriche, Ines, non ti ho, no. La lascio a piedi. Lei dice, le ho dato io il passaggio. Io vi chiedo scusa. No, io dovevo difendere le ostetriche, le continuo a difendere perché hanno ragione. Ci stanno alcune scorbutiche, però sono le esigenze, pure gli insegnanti, pure tu maestro, non è che sei stata sempre dolce. Io sono presente. E il medico, c'è qualche medico qua? Dov'è? Sentite, vi chiedo scusa. Le ostetriche sono quelle che sono più vicine alla donna. Buonasera. Bravissima. Grazie a voi veramente di essere venute. Rivediamoci insieme anche all'Associazione Giovani di Partiamo dal Sud. Grazie mille. Grazie mille. Allora, è arrivato Cristian Pontieri alla sua mamma per la testimonianza. Dov'è? Vieni. Allora, questa era l'altra testimonianza che noi avevamo, però Cristian non c'è. No, Cristian non c'è, però c'è la mamma. Se ci può dare anche lei la testimonianza della donazione del cordone ombelicale, grazie. Sei lì più vicina, dai. Dici perché, allora, perché chi prima di tutto, come hai conosciuto, chi ti ha detto che potevi dare il cordone ombelicale, perché questa scelta? Cioè, è una scelta mia, di cuore. Una scelta di cuore, chiaramente data da che cosa? Dalla consapevolezza che potevi dare una mano, sì, in caso a chi ne aveva bisogno. È stata una scelta condivisa con, sì, tuo marito. Sì. E quindi hai conosciuto la GAD, che quindi la possibilità di donare il cordone, sì, grazie ad Avis Nocera. Sì, sì. Grazie al nostro presidente. Sì. Bravo presidente. Bravo. Allora, questa sera il presidente GADCO provinciale lascia a Cristian. Grazie mille, grazie.
successo? Ah, non ha ricevuto l'attestato. Ecco, capita anche che l'attestato si dimentica. Allora, io volevo sottolineare... Sì, 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 ci lascia i nominativi anche a noi, poi ve li facciamo avere. Greta ci saluta. Ciao, grazie mille, grazie. Allora, a proposito di quello che avete detto, volevo infatti porre all'attenzione due cose. Allora, io ho messo questo volantino, no, un pochino su Facebook per farlo girare, e poi mi sono arrivati dei commenti sul volantino. Allora, un commento che è stato fatto proprio al volantino che avevo taggato sulla pagina di Giovane Ripartiamo dal Sud, non lo so se sono loro, però mi è arrivato un commento. Noi veniamo sempre attaccati qui a Nocera, non sappiamo il perché, quindi... Non lo so, però chiariamolo questo concetto, chiariamo questo concetto, perché ci sono delle mamme che stanno ascoltando, qualcuno che è intenzionato a dare il cordone ombelicale. Allora, è arrivato il commento dicendo andate alla conferenza e poi fatevi dire quanto vi costa tenere il sangue del cordone ombelicale, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Quindi chiariamo questo concetto, per favore, se lo possiamo. Io non ho risposto a quel commento, ho lasciato bianco, perché chi poi veniva qui questa sera si rendeva conto. Chi ha lasciato il commento non ha letto o meglio, in effetti il cordone ombelicale, un dono per la vita, poteva essere frainteso, nel senso la GAD con magari una banca del cordone. L'ho detto prima, noi parliamo di donazione di sangue cordonale, donazione ad una banca pubblica per chi ne ha bisogno. Il commento si riferiva alle banche private. L'ho detto prima, in Italia non ci sono banche private, non è permessa nemmeno la pubblicità. Sottolineiamolo questo concetto, perché allora, noi qualcuno ancora pensa di donazione. Sì, 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 è quello che dicevo prima, ho dedicato una slide per specificare, noi parliamo di donazione, si paga la conservazione per se stessi all'estero, in Italia non è possibile, non ci sono banche private perché non c'è rilevanza scientifica dell'utilità, è una speculazione, non c'è rilevanza scientifica, quindi a chi dona non costa assolutamente nulla, chi conserva per se stessi paga 3.000, 4.000, dipende dalla banca a cui si rivolge, ma certo. Noi non parliamo di conservazione per se stessi, parliamo di donazione di sangue cordonale. Dottoressa Pascuzzi, sì. Quindi torniamo alle mie parole all'inizio, quando dico, ho affermato con lei che la gente è mal informata, quindi c'è bisogno di fare una campagna più forte nei nostri paesini. Quindi. Tra l'altro, una cosa che non ho detto io e nemmeno la dottoressa. Sì. Una cosa che non ho detto né non l'ho io detto né per la non dottoressa. Offendere nessuno, hai capito? Non conoscere. Ma purtroppo se non. A volte viene fraintesa, hai capito? Quindi è meglio dire che è mal informata, è meglio. È vero. Sì, 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 ma noi lo specifichiamo sempre, grazie, buonasera. Un passaggio lo abbiamo saltato per completezza di informazione. Si può conservare per se stessi anche in una banca pubblica, si fa la cosiddetta dedicata. Se in una famiglia c'è un problema di leucemia, se sono affetti da malattia mediterranea. Sì, solo i familiari stretti, nei casi previsti e regolati da una legge, è possibile conservare per se stessi, anche in questo caso non si paga nulla, è sempre un servizio del Servizio Sanitario Nazionale, nei casi previsti dalla legge si conserva per se stessi, sempre a Reggio Calabria e senza pagare nulla. Sì.
Non è semplice perché non, in ospedale non ti dicono il nome, il cognome di chi ha donato, ma giustamente non lo possono fare. Il paese. Non abbiamo mai. Si può fare. Sì, per capire come. Noi ci ha appena detto l'ostetrica che di Nocera ce ne sono tanti, quindi noi vuol dire che stiamo lavorando bene. Quindi questa è una discussione. Volevo anche, oltre chiaramente a ribadire, perché già in altre occasioni ho fatto l'appoggio della Vis Comunale di Soveria rispetto al lavoro della GADCO e anche al nostro impegno, volevo fare un plauso al vostro modo di organizzare delle iniziative informative. Io trovo questo, osservo tanto di mio anche a livello professionale, che tutte le volte che ho partecipato ad un'assemblea, ad un'iniziativa della GADCO, ne sono sempre uscito informato, quindi da un punto di vista cognitivo, emozionato, perché è riuscito a trasmettere veramente tanto, siamo ed è importante di questo, e trovo che questa qua sia una caratteristica che solo voi donne riuscite a essere molto. Allora, noi in quanto donne, come dire, siamo semplici, sintetiche ed efficaci, perché abbiamo sempre poco tempo. Assolutamente. Allora, io vorrei sapere se tra di voi lì in fondo c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualcuno che è interessato alla donazione del cordone ombelicale, se ha qualche dubbio. Su questo devo dare ragione alla signora, più volte mi viene, vabbè, si sente, c'è una voce abbastanza timbrata, molte donne, molte ragazze mi hanno, incontrandole, mi hanno esposto questo problema, che mancando la figura Avis della dottoressa Bonessa sembrava che fosse mancato tutto l'ospedale. Non c'era più nessuna ostetrica che era capace di portare avanti un discorso, e quindi è lì che non abbiamo capito bene la figura della dottoressa che l'Avis provinciale aveva messo lì come borsista, fino a che punto serviva all'ospedale per avere un'ostetrica in più, o se era lì solo per seguire la donazione dei cordoni ombelicali. Lì che si sono confuse, ma non solo nell'aspetto del reparto ostetricia, anche nel reparto centro trasfusionale di Lamezia, si sono confuse un po' le figure. Al trasfusionale dovevano seguire le donazioni che arrivavano nelle varie comunali e servirsi e dare un servizio ai donatori. Era passato in secondo ordine, ma serviva una biologa al centro trasfusionale. Idem l'ostetrica nel reparto ostetricia. Allora abbiamo cercato noi dell'Avis provinciale di un po' evitare un po' queste borsiste e borse di studio, perché non riuscivamo più a gestirle. Abbiamo, mi sembra, dato un quibus mensile alla Galgo proprio per farla gestire a loro questa figura, e abbiamo invitato a presenziare i consultori, quindi dove poter trovare, riempire i modelli dovrebbe essere il consultorio, ma il consultorio non è che finisce lì, ci vuole l'ostetrica all'ospedale, che non può lavarsene sempre le mani e alzare le spalle, deve portare avanti poi il discorso che la mamma vuole donare il cordone, dare sangue cordonale, non può esserci per forza la paonessa, se non c'è lei non si dona più niente. Cioè, c'è proprio la mancanza della responsabilità del ginecologo con l'ostetrica e del punto nella sala parto.
che lei ha fatto sempre un grosso lavoro, io ne devo dare atto, però non è che mancando a lei all'ospedale si deve fermare tutto. Ci sono gli altri ostetrici, mi spiace che sono andate via le due signore, perché mi sarebbe piaciuto un attimo dialogare con loro, ma sono andate via per avere un'urgenza. Io più di come avis provinciale ci stiamo vicino, non è che non vediamo cosa possiamo suggerire, perché di altro non possiamo fare, a livello di suggerimento sì, quindi vediamo cosa possiamo aiutare, in che modo possiamo aiutare loro per far sì che la Lamezia possa essere sempre con un picco alto nella donazione del cordone ombelicale o del sangue. E spero di non vedere il prossimo anno una discesa di quel picco là, mi dispiacerebbe, insomma. E facevo notare a mia moglie la nascita della banca cordonale a Reggio gennaio 2006, e io nel 2006 feci il primo convegno, e dal 2006 è partito poi tutto l'iter e la raccolta del cordone ombelicale. Vennero da Cosenza, vennero da parecchio. Ci fu veramente una scossa positiva sulla raccolta del cordone ombelicale. Però non vorrei vedere l'anno prossimo la discesa di questa. Grazie. Infatti un altro commento che mi è stato dato sempre su Facebook era: io c'è una ragazza che voleva dare il cordone ombelicale e ha scritto: ci sono rimasta male perché dopo che mi avevano fatto tutte le analisi mancava una sacca. Cioè, no, queste sono le testimonianze che mi sono arrivate via Facebook, io ve le trasmetto, però chiaramente evidentemente ancora c'è un po' da lavorare, a quanto sembra. Chi può si alzi le maniche. Ci sono altre domande che volete fare? Qualcun altro ha qualcosa da dire, da aggiungere? Bene. Allora, io, visto che qui c'ho a Carmine, allora Carmine, tu come presidente di Associazione Giovani Ripartiamo dal Sud, visto che fai un sacco di iniziative, ti occupi di prevenzione, di tante cose, allora prenditi a cuore anche Avis, prenditi a cuore anche la GADCO, Carmine. Sì, abbiamo già parlato con la dottoressa Pascuzzi prima, mi sono già portato molto avanti, quindi dobbiamo fare una campagna molto forte nel territorio della Valle del Savuto, perché è qualcosa di veramente importante, quindi... E poi vorrei fare anche qualcosa per la dottoressa Pavonessa, perché secondo me questo licenziamento, questo crollo negli ultimi 8 mesi alla Lamezia Terme, secondo me c'è qualcosa sotto, magari qualcosina in più, secondo me. Io guardo sempre le cose dal lato negativo, no? Magari, come diceva prima, ci sono queste due discrepanze fra le due associazioni, o magari non è questo. No, non potrebbe. Quindi dovete risolvere, no, speriamo. E lo risolveremo. Perché però la Lamezia era un buon punto. Però io ho visto i dati. La dedicata pagata dalle associazioni non può essere la soluzione. No, assolutamente no, perché aiuto, le associazioni non hanno soldi. Non può essere quindi la soluzione. Come diceva la signora prima, non hanno bisogno di un assegno di ricerca, hanno bisogno di uno. Se vi serve, ci vuole. Un stipendio e un'assunzione. Perfetto, quindi vi saremo vicini, cioè, e combatteremo anche per voi. Anche perché parliamo di associazioni con un bilancio di 2.000 euro. Beati voi, noi siamo almeno 5.000, 6.000, quindi... Quindi tutto ciò però non deve scoraggiare, perché so che c'è qualcuno qui presente che... è propenso, diciamo, a donare il cordone ombelicale. Tutto questo che avete ascoltato, cioè l'ultima parte che avete ascoltato, non vi deve scoraggiare a ripensarci, perché comunque comunque dà la volontà di donare il cordone ombelicale, sentire la propria voce, dare voce al desiderio di donare, assolutamente è importante. E ribadiamo che è un diritto. È un diritto donare. Quando la donazione del sangue, se voglio andare a donare, noi sappiamo che la donazione è sempre volontaria e gratuita, e non sappiamo a chi offrire il nostro sangue. L'obiettivo della donazione del cordone del sangue del cordone ombelicale è identico, ha solo un iter diverso, che
più elaborati. E di più conoscenza, perché chiaramente essendo partito in ritardo rispetto all'ASC, che ormai fortunatamente andrà storia, ma ricordiamoci come eravamo noi ASC 20 anni fa, eravamo ancora alla veramente, si dicevano tante di quelle cose, ma poi siamo costretti a donare, siamo obbligati. Qua stanno avvenendo le stesse cose pure per questa donazione, quindi c'è bisogno un po' di più cultura nel senso di informazione, c'è bisogno di questi convegni, perché alla fine questi convegni sono fondamentali, perché ti porta a conoscenza delle persone, perché poi il passaparola è lo strumento più efficace di comunicazione e alla fine arriverà a chi di dovere questa informazione. Quindi nessuno si deve scoraggiare, bisogna andare avanti. Certo. Noi come vorremmo fare presente al Presidente Gaddico che noi come Avis Comunale l'avevamo messo proprio nel nostro obiettivo 2014, portare avanti anche la Gaddico sul territorio. Quindi da qui sicuramente anche quest'anno, come l'anno scorso l'abbiamo fatto solo per Avis, quest'anno, visto che l'avevamo già messo in preventivo 2014, lo faremo anche per Gaddico. Metteremo ogni volta che noi usciamo con i nostri gazebo, ci sarà anche la presenza, sicuramente comunque ci sarà anche la Gaddico. Questo è, sì, abbiamo già il lavoro che bisogna fare è questo, far conoscere. Grazie. Allora, dato che questa sera qui mi pare che abbiamo concluso, non ci sono altre domande, nessun altro ha da dire qualcosa, ci portiamo, sì, un'altra. C'è il discorso che vale per tutti, cioè che parli della conservazione per se stessi. Le cellule della madre e del figlio non sono le stesse. Prima di tutto c'è il discorso della compatibilità, che è altissima fra fratelli e sorelle, ma parliamo del 25%. Quindi non è detto che vada bene, infatti ci sono coppie che decidono di mettere al mondo il secondo figlio, se hanno magari il primo malato di leucemia, però non è detto che le staminali del secondo figlio vadano bene per il primo. E in questo caso c'è sempre il discorso della dedicata, cioè quella sacca si raccoglie solo ed esclusivamente per quel familiare, se è compatibile o meno. Che è la Mezia, che è capitato questo discorso che dicevi tu, che fortunatamente sono risultati compatibili. Grazie a te per il chiarimento che hai voluto. Allora, bene, andiamo avanti velocemente perché tra poco Don Maurizio ci picchia se sforiamo. Allora, noi di Avis Nocera volevamo questa sera approfittare della presenza della nostra preside e vi dico perché. Visto che abbiamo le autorità regionali e provinciali, noi abbiamo finito praticamente l'altro giorno con il progetto Avis nelle scuole. I ragazzi sono stati bravissimi, sono andati oltre le nostre aspettative, hanno fatto veramente delle cose eccezionali e hanno prodotto anche due disegni molto belli. Noi abbiamo concluso il nostro progetto Avis nelle scuole con un convegno dedicato alle problematiche da tabagismo. Questi ragazzi uscendo ci hanno dato due disegni, uno da consegnare alla regionale e uno da consegnare alla provinciale. Allora io questa sera ve li vorrei far consegnare dalla nostra preside, che ci dice, visto che ci sono qua comunque le autorità, che ci dica un po' com'è andato questo progetto e se abbiamo speranze per il futuro. Allora, prima vorrei che lo consegnaste al vicepresidente regionale. Questo lo facciamo vedere oppure certo, facciamo una, no, non ci
regionale. Questa è la regionale. Questa è la regionale. Allora c'è una goccia di sangue, credo, giusto? Che contiene un po' tutte le terre emerse. Una goccia di sangue può unire per tutta la vita. Dona e ti sentirai meglio. Bello questo. Questo è per Avis regionale. E poi ce n'è uno per la provinciale. La provinciale credo che sia donare è una scelta di cuore. I nostri ragazzi si hanno voluto omaggiare di questi disegni fatti con, si sono impegnati veramente tanto, e grazie alla nostra preside che ci ha concesso di portare avanti questo progetto. Allora, allora sicuramente è stata una bella esperienza per i ragazzi, anche perché Catiuscia ha avuto l'intelligenza di affrontare il percorso sotto forma laboratoriale. Quindi loro si sono messi insieme, vero? Hanno ascoltato prima l'informativa e poi si sono potuti esprimere, quindi a livello sia dei disegni, di creazione di slogan, quindi scrittura creativa, laboratorio di scrittura, laboratorio di disegno, si sono messi insieme, hanno unito le idee, e quindi io li ho visti molto contenti di fare questo percorso. Io sono dell'idea che la scuola debba essere sensibile alle spinte positive che vengono dal territorio. Non è che la scuola la teniamo sotto la campana di vetro e stiamo lì a parlare sempre fra di noi, deve interagire prendendo il meglio che viene dal territorio, gli stimoli positivi. Certamente la cultura della donazione è una cosa straordinaria che va instillata da piccoli. Io penso che sia inutile chiedere a un trentenne di dire vieni a donare, sai cosa vuol dire donare, ma crescere, soprattutto in questo territorio in cui la donazione è forte, no? Mi dicono che c'è una bella, ecco, c'è una bella rispondenza nel territorio, quindi i ragazzi che hanno in famiglia il papà o la mamma, lo zio che sono donatori, un po' è un anello che si congiunge facendo a scuola anche attività afferenti a questo, va bene? E quindi io vi ringrazio proprio come Avis per averci dato questi stimoli, per aver permesso ai ragazzi di riflettere su queste cose importanti, perché oltre ai contenuti culturali che dobbiamo trasmettere come scuola, è importante anche riflettere su questi valori che sono universali, sono trasversali, e la rispondenza presso i ragazzi, come diceva Catiuscia, è stata veramente grande, veramente straordinaria. Anche il momento conclusivo, io ho assistito al momento conclusivo delle due conferenze del medico, del dottore De Francesco, il quale ha saputo veramente portare avanti una discussione semplice, serena e seria per far riflettere su questi danni enormi del fumo. Noi sappiamo che non bisogna iniziare a fumare, cioè è inutile poi attuare le strategie più impensate per smettere, non bisogna partire. Quindi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo raccontato anche esperienze personali, quindi è stato molto carino. Quindi io vi ringrazio. Questa questione della GADCO mi coinvolge tanto, non solo perché c'è mia sorella che va a fare la conferenziera, però mi coinvolge tanto perché ci credo davvero, è una cosa bellissima, anche perché ho avuto non storie personali per fortuna, però conosco delle persone che hanno veramente hanno avuto bisogno nella loro vita di cellule staminali di questo genere, e magari hanno dovuto combattere con malattie terribili e non hanno avuto risposta. Quindi vi chiedo proprio di informarvi, di parlarne, perché anch'io mi sento dire queste cose, ma è difficile, mi dicono di no, ma è gratuito, si paga, chissà quanto si paga molto. Quindi stasera ci siamo chiarite le idee, che non si paga nulla, che è gratuito, che bisogna pretenderlo. Dobbiamo pretenderle queste cose giuste. Io da parte mia, nel mio piccolo, mi impegno a prendere tanti volantini e a portarli alla scuola materna, perché mi sembra molto intelligente quel consiglio che ci avevate dato prima. Nella scuola dell'infanzia, a Nocera giù, a Nocera questo, abbiamo quasi 100 bambini. 100 bambini sono tantissimi.
Quindi allerterò le maestre, dirò: appena vedete un pancione, immediatamente mandatelo subito. Quindi quella parte come scuola la facciamo, va bene? Vi ringrazio tutto e ringrazio tutti voi. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, tutti, mi dispiace per Soveria, ma qualcuno lo dobbiamo dare alla preside. Allora, io vorrei poi che il nostro presidente consegnasse anche una pergamena di merito a Linda Pascuzzi e ad Elisa Paonessa per essere stati qui con noi. Speriamo che in futuro... Un grazie va anche per l'aiuto alla sensibilizzazione che e soprattutto ai vari impegni che stiamo portando insieme nel campo della prevenzione va al presidente Giovane Ripartiamo dal Sud. Grazie presidente. E chiaramente un grazie anche a sanmangoradio.net, perché anche loro si prodigano insieme a noi e ci sono sempre insieme a noi, quindi anche Angelo, ecco qua, presidente, il compito è suo. Grazie. Allora io lascio la conclusione di questa conferenza, la lascio al vicepresidente regionale e al presidente Avis Nocera. Chiudete voi. Prego. Giusto due parole di chiusura. Grazie ancora una volta. Cosa dire? Insomma, mi pare che non ci sono parole. È stata veramente una cosa, io da 30 anni che sto nell'Avis, quasi 35, sono sempre presente dovunque mi chiamano, mi conoscono tutti, ma devo dire stasera veramente sono rimasto molto molto sorpreso sia dalla partecipazione sia dalla conoscevo, ripeto, io parole sempre di elogio a Anna Pascuzzi dico no, e quindi veramente queste sono quelle cose che aiutano a crescere noi come Avis regionale. L'ho anticipato, l'ho ribadito e lo ribadisco in chiusura, siamo molto 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 vicini a questa iniziativa, in particolare a quella che, ripeto, è la nostra figlioccia, la Gaddico. Siamo disponibilissimi, basta, loro lo sanno, bussare, ma non c'è bisogno, siamo sempre lì, insomma. Grazie. Va bene, cosa vi devo dire? Io ringrazio soprattutto Linda e Elisa che questa sera ci hanno veramente informato. Cara Linda, spero che dopo tanti anni sono riuscito ad accontentarti. Questo da 5 anni che parlo, e quando lo facciamo, trovi qualcuno. Però ci siamo arrivati. Sono veramente all'inizio, non è che ci siamo riusciti, stiamo iniziando. Vabbè, la presidente ci ha messo anche la sua. Comunque io voglio ringraziare a tutti voi, perché questa conferenza è stata una serata di crescita soprattutto e di informazione, perché come abbiamo visto non si è veramente mai informati di quello che le cose sono realmente. Infatti così abbiamo chiarito le idee. In più si è fatto un tantam, vedo che c'è gente di tanti comuni, di tante parti, cioè anche loro magari, poi c'è qualcuno che l'ha organizzata, qualcun altro no, diciamo si può lavorare anche in altri comuni, in altre, cioè più se ne sa meglio è. Tramite Radio San Mangonette troverete, credo, troverete tutto, la registrazione pure su YouTube, quindi. Ringrazio per la loro presenza e speriamo di amplificare ancora questa conoscenza.
poi ho saputo che quantomeno fra poco andate in diretta. Si va in diretta, quindi può essere anche ancora un mezzo di comunicazione, diciamo, è molto efficiente per quello che riguarda sia la Gaddico sia l'Avis. Quindi io vi ringrazio a tutti e speriamo che questo cordone possa crescere. Speriamo di rivederci presto. Rivederci presto, Linda. Grazie mille a tutti. Ci vediamo sempre. Grazie.